Buongiorno, buon sabato 19 settembre, ben ritrovati a Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa dai quotidiani regionali e partiamo dal centro, questa è la prima pagina della edizione di Pescara. Andiamola a vedere insieme. Costretti a lavorare senza stipendi, questo è il titolo di apertura. Maiele Morrone in crisi, vietato fermarsi, dipendenti a rischio, denuncia. Nelle cronache, condanna definitiva per Barretta, sesso e ricatti all'edi BMW, Barretta in cella. E poi l'omicidio di Penne, l'assassino ha tentato il suicidio con il detersivo. E ancora il carico in un container, bici rubate e impacchettate per Dakar. La stradale ha sequestrato un carico di bici rubate in un container diretto a Dakar in Senegal. Il carico era già pronto per la partenza, la prima tappa era il porto di Napoli. A centropagina la fotonotizia che riguarda il Pescara, Serie B, biancazzurri sfidano i pugliesi dell'ex Maniero, il Pescara nella bolgia di Bari, al San Nicola attesi 25.000 spettatori, il tecnico Oddo dice niente paura. Poi c'è un editoriale nelle idee firmato da Vittorio Emiliani che riguarda il nazionale, i fori chiusi e Italia, la cultura. Il governo, poi lo vedremo più avanti nella rassegna stampa nazionale, ha deciso di legiferare anche per regolare gli scioperi nel settore cultura, scioperi l'ultimo, quello del Colosseo, che hanno insomma, messo in difficoltà il nostro turismo con tanti visitatori rimasti spiazzati dallo sciopero. Nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il sesso agli abruzzesi piace farlo strano. Questo è l'articolo che andiamo a leggere insieme. Donne e maschi fantasticano di fare sesso con più persone, incorporare tecnologia nei rapporti, fare striptease o dare e ricevere messaggi o fare delle pratiche sadomaso. Più di 2/3 delle persone portano avanti alcuna di queste di quelle fantasie. Chi sono queste donne e questi maschi? Semplice, siamo noi gli abruzzesi a tracciare questo ritratto collettivo dei corregionali in camera da letto. È un sondaggio realizzato da Strategica, una società che fa ricerche di mercato per piccole e medie imprese. A sentire questi ricercatori, a differenza dell'economia regionale che da anni è abbastanza moscia, il desiderio tiene contro quanto si pensa, spiegano. Infatti, esso cresce nei primi mesi e cala solo oltre i 7 anni, ma solo, per un terzo delle coppie, mantenendosi, se non crescendo, ancora per le altre. Il 58% degli intervistati dice di fare sesso una o due volte alla settimana. Gli abruzzesi sono anche gay friend. Si dimostra ampia tolleranza riguardo alla diversità e rispetto verso le coppie omosessuali, non è vissuta assolutamente come una minaccia né con dispiacere la vita di coppia diversa da quella etero. Qual è infine la fantasia erotica preferita dagli abruzzesi? Il sesso con più persone. Insomma, agli abruzzesi il sesso piace e, come a Ivano nel famoso film di Verdone, se possibile piace farlo strano. Andiamo anche sotto la testata, cambiamo decisamente tenore per quanto riguarda la notizia, il caso a Roseto, Balzerani contestata, la Renault di Moro le rinfaccia il passato, c'è stata appunto una protesta da parte di Fratelli d'Italia nei confronti dell'ex brigatista, ora scrittrice. E poi c'è il ricordo di Piccinelli, che è il colonnello alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Pescara, vidi sparare a mio padre. Questa è la lettera scritta al quotidiano Il Centro. Lasciamo la prima pagina di Pescara, adesso cambiamo ovviamente prima pagina, restando sempre al quotidiano Il Centro, e andiamo a vedere insieme la prima pagina della edizione di Chieti. Brucia la Maiella, c'è un piromane, si torna a parlare di incendi anche a causa purtroppo del gran caldo di queste ore, a fuoco il bosco di Palombaro, il sindaco Di Martino dice è stato un gesto doloso.
Nelle cronache, in vasto, ipotesi avvertimento, spari al bar, indagini estese anche fuori regione. In Ortona la nuova società Molino Alimonti riprende la produzione, poi per la Serie B e lo sport, Virtus a Trapani e sfida tra bomber. La Virtus Lanciano cerca la prima vittoria esterna contro il Trapani, dove nel 2012 ebbe inizio il sogno della Serie B. Duello a distanza Ferrari-Coronado, due cannonieri sempre a segno. Andiamo a vedere anche a centropagina, Chieti, tragedia sfiorata in centro, fuga di gas, il comune striglia le imprese e ferma i lavori. Ricorderete in via Arnense la problematica con una fuga di gas che ha costretto all'evacuazione una scuola lì vicino. E poi sotto la fotonotizia, Trivelle ha chiesto il referendum, intesa tra sei regioni, D'Alfonso dice meglio il dialogo con il governo. Andiamo ancora avanti, restando sempre al centro, andiamo a vedere adesso la prima pagina della edizione teramana del quotidiano abruzzese. Si parla di sanità, previsti altri tagli a Teramo, a rischio diversi reparti e Brucchi convoca un consiglio con D'Alfonso. Nelle cronache, il crack Curti di Pietro, Tancredi in aula, io ero solo un consulente. In Alba, cantiere disagi, i lavori a scuola slittano di un mese. Nello sport, doppio colpo per il Teramo, ecco due punte, Moreo e Le Noci. Dunque si rinforza l'attacco a disposizione di mister Vivarini. Questo pomeriggio ci sarà la presentazione dei giocatori. A centropagina, protesta a Rocca Santa Maria, i migranti, non vogliamo stare nell'ex fungaia, è troppo isolata. E sotto la fotonotizia, estorsione e droga, 9 arresti, sgominato un traffico di stupefacenti fra Giulianova e Roseto. Cambiamo prima pagina per andare a vedere l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, cioè l'edizione che riguarda il capoluogo di regione, dunque l'Aquila e provincia. Andiamo a vedere insieme qual è il titolo di apertura. Ancora la cronaca in primo piano, botte al controllore, treno fermato a Tagliacozzo, un viaggiatore aggredisce la dipendente di Trenitalia. Nelle cronache l'Aquila, palazzo abusivo, la provincia non paga l'affitto. In Sulmona, invito a cena con rapina, scatta l'arresto. E poi l'Aquila e lo sport, oggi arriva il Ponte d'Era, l'Aquila sceglie il nome del nuovo stadio. L'Aquila ospita oggi alle 15 allo stadio Fattori il Ponte d'Era nella terza giornata del girone B di Lega Pro, e intanto i tifosi lanciano un sondaggio per scegliere il nome dello stadio di Acquasanta. A centropagina, il Mammut Pietro si mette in mostra al castello, all'Aquila c'è stata e c'è l'esposizione del Mammut dopo il restauro. E sempre all'Aquila, falsi certificati, tre nei guai, a processo il medico, un lavoratore e la madre. Cambiamo testata adesso e passiamo al Messaggero, andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Sanità in primo piano anche per l'apertura del Messaggero, ospedali, chi resta e chi rischia. Il piano regionale, 4 hub nei capoluoghi, secondo livello a Vasto, Lanciano e Avezzano, sedi di base a Sulmona, Giulianova e Castel di Sangro, deroga per Sant'Omero, Atri ed Ortona, si chiede il giornale. E poi in questa finestrella Rocca Santa Maria, la notizia l'abbiamo vista poco fa anche sul centro, alloggio sgradito, migranti barricati in un'ambulanza. Non gradivano la struttura di Faiete di Rocca Santa Maria tra i boschi dei Monti della Laghe, allora 13 migranti giunti dal CARA di Mineo si sono barricati dentro un'ambulanza. Andiamo a centropagina, trovate 50 bici rubate, erano in partenza per Dakar, a Pescara il container era diretto al porto di Napoli per l'imbarco, un senegalese è stato denunciato. E poi un'altra finestrella che riguarda gli incendi, Chietino e Pescarese ancora incendi, un'altra terribile giornata, danni pesanti in Frentania, nel Vastese e nel Pescarese.
Poi vedete l'Aquila, i monumenti e il post-sisma, aperto un cantiere su due check-up della sovrintendenza sui monumenti lesionati dal sisma, è partito soltanto un cantiere su due. Di spalla, Nonsense, il musical debutta a Lanciano, oggi è domani anteprima nazionale al Fenaroli e le suore cantano per strada. Nel taglio basso andiamo a vedere anche quest'altra notizia, Festa dell'Unità, comunicazione politica, cogliere i cambiamenti della comunicazione in un mondo dominato dalle nuove tecnologie, aggredito dai social network, facendone parte integrante dell'azione amministrativa, ma in un'ottica di rete. Questo è l'obiettivo della Festa Nazionale dell'Unità sulla comunicazione, organizzata dal Partito Democratico, che si terrà dal 24 al 27 settembre a Vasto e a Termoli, organizzate in maniera congiunta dalle direzioni regionali di Abruzzo e Molise. Nel taglio basso della prima pagina del Messaggero Abruzzo troviamo il calcio di Serie B con Pescara e Lanciano impegnate nel turno di campionato. Scrive il giornale: non vogliono fermarsi. Poi all'Aquila il Mammut restaurato in mostra per 2 giorni. A Chieti, infermieri, il tempo di vestizione fa parte del lavoro e la ASL paga. Corte d'appello dell'Aquila accoglie il ricorso di 41 dipendenti. L'azienda ora dovrà versare circa 300.000 euro solo per gli arretrati. Andiamo a vedere adesso, restando sempre quotidiani regionali, la prima pagina della Città Quotidiano della provincia di Teramo. Andiamola a vedere insieme. Allora, uccisa dalla puntura di un calabrone, donna delle pulizie di 60 anni, stroncata da una reazione allergica nella sua casa a mezzanotte. Di spalla, Rocca Santa Maria, i migranti isolati in montagna, scatta la rivolta, poi i carabinieri, estorsione e droga, 9 rom in manette. Poi ancora Silvia Pineto, un velista alla presidenza del Parco Marino. A centro pagina, a Teramo, un pub all'americana nei locali del White Wolf, la storia ricomincia, questo è il titolo della fotonotizia. Sotto la fotonotizia invece un grande anniversario per Ivan, il sindaco Brucchi conferma il grande evento in piazza del 6 ottobre in onore di Ivan Graziani. Nel taglio basso il processo a Carmine Tancredi per i fondi a Cipro feci solo da tramite con la Svizzera, il Festival del Virtuale. Poi Maurizio Forte, disegnare il futuro vuol dire discuterlo. Andiamo anche sotto la testata, nuove misure di sicurezza per la tua, guardie giurate sui bus in servizio lungo la costa. E dunque questo è per quanto riguarda i giornali regionali. Adesso andiamo ad aprire uno spazio dedicato al nazionale, andando subito con le prime pagine appunto dei principali quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Deficit più alto, meno tasse per la crescita, gli indicatori, le cifre del DEF, il documento di economia e finanza, il Premier abbiamo svoltato, poi ha continuato, bisogna accelerare per quanto riguarda la crescita. E poi la fotonotizia centropagina, il caso anfiteatro chiuso per un'assemblea, Colosseo scontro Renzi sindacati, ora i musei come i servizi pubblici. E poi troviamo anche il sondaggio: governo risale la fiducia, PD e Forza Italia in ripresa, Democratici al 33%, i 5 Stelle secondo partito al 27%, questo il sondaggio. Andiamo avanti con la Repubblica. Manovra, ora il tesoretto sale a 16 miliardi, riforme, l'accordo è più vicino, Bersani apre al lodo sull'articolo 2, si discute ovviamente della riforma del Senato. A centropagina, un'assemblea blocca la visita al monumento, ancora il Colosseo, i problemi sindacali del monumento forse più famoso del mondo in primo piano, Colosseo chiuso, scontro con i sindacati, decreto lampo per regolare gli scioperi. E poi c'è una notizia che riguarda Alitalia, lascia a sorpresa l'amministratore delegato, in 6 mesi rosso di 130 milioni, ragioni personali. L'interim va a Montezemolo. Andiamo avanti ancora con la lettura dei giornali. Questa è la stampa. Colosseo chiuso, interviene il governo. Franceschini misura colma. Il Premier: non lasciamo la cultura in mano a sindacalisti anti-Italia. Camusso:
Il segretario della CGIL dice che questo è uno strano paese, un'assemblea dei lavoratori ha bloccato migliaia di turisti fuori dal Colosseo, il decreto da oggi musei equiparati ai servizi pubblici essenziali. E poi sulle riforme, intesa nel Partito Democratico ad un passo, DEF Palazzo Chigi rivede al rialzo le stime per quanto riguarda la crescita, dalla flessibilità negoziata con l'Unione Europea arriveranno 13 miliardi. Andiamo ancora avanti. Il Sole 24 Ore, il dopo Fed gela le borse, corsa ai bond giù lo spread, Francoforte la peggiore, meno 3%, Piazza Affari perde il 2,65%, Wall Street meno 1,61%, il rendimento dei BTP scende all'1,76%, il dollaro è debole, dunque questo è il riassunto per quanto riguarda l'economia. Sotto la testata i beni culturali, la stretta sugli scioperi da parte del governo, Colosseo e musei chiusi per assemblea, il premier sindacalisti contro l'Italia. E poi le riforme, il nuovo Senato, Bersani apre la proposta di Renzi, Grasso auspica l'intesa, si lavora su competenze titolo quinto, più spazio anche per le regioni. E andiamo qui a centropagina, l'Italia lascia la di Cassano, il primo semestre perdite per 130 milioni, meglio del budget, il CEO si dimette per motivi personali, le deleghe vanno ad interim al presidente Luca Cordero di Montezemolo. Andiamo ancora avanti, il Messaggero, Colosseo chiuso, il pugno di Renzi, fuori bloccati da un'assemblea sindacale, subito il decreto del governo, musei tra i servizi essenziali, il premier sindacalisti contro il paese, il colle dal via libera, la linea dura del governo, lo sconcerto dei turisti che ovviamente ignari si sono trovati a fronteggiare questa assemblea. E poi c'è un'intervista al ministro Franceschini, giornata storica, siti come scuole, treni ed ospedali. Manovra, flessibilità sul deficit, anticipati tagli della nuova pubblica amministrazione nel documento di economia e finanza, con l'emergenza migranti sconto fino a 16 miliardi. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali. Andiamo nel campo del centrodestra, il giornale Vergogna Capitale, arredateci Nerone, questo è il titolo, Roma è allo sbando, i sindacati chiudono il Colosseo, ora il governo si sveglia, decreto contro lo sciopero selvaggio. Andiamo ancora avanti, sempre nei giornali di area di centrodestra, l'ondata dai Balcani, arrivano i vostri, migliaia di profughi respinti dall'Ungheria invadono la Croazia e puntano l'Italia, il prefetto di Trieste dice è previsto un flusso notevole e Renzi andrà in elicottero al confine per sorvolare ancora sull'emergenza, questo si chiede il giornale, diciamo, tornando ad attaccare sull'emergenza migranti. Andiamo ancora avanti, il tempo, mori turisti te salutant, questo è il gioco di parole sulla fotonotizia del Colosseo chiuso per l'assemblea, beffa sindacale, altra vergogna mondiale, scrive il quotidiano romano. E qui vedete sotto la testata una foto che ritrae il ministro dell'interno Alfano, le norme inserite nel DDL sicurezza urbana dal ministro, arresti e multe per mendicanti ed abusivi. Andiamo ancora avanti, Avvenire, scioperi, pollice verso, varato il decreto sblocca Colosseo, sindacati critici, cultura come un servizio essenziale, limiti alle proteste, il fatto, l'ennesima assemblea, ma regolare annunciata, impedisce l'ingresso dei turisti all'anfiteatro Flavio, Renzi reagisce e vara una legge ad hoc. E poi a centropagina, Cuba attende il Papa che può liberarla. Oggi la partenza del Santo Padre per l'isola, martedì l'arrivo negli Stati Uniti.
Andiamo ancora avanti, l'unità, qui ci spostiamo nel campo del centro-sinistra. Salvini su scherzi a parte, li vogliono tutti in Italia, Lega in confusione, contro la redistribuzione dei profughi. Gli albergatori lombardi che ospitano i migranti dicono no alla legge di Maroni. E poi vedete a fianco alla testata dell'unità una fotografia di Renzi. Renzi e elettori dell'unità, via la Tasi per tutti e per sempre. Sulle pensioni stiamo pensando di intervenire sulla flessibilità in uscita. Poi a centropagina, Colosseo, l'ultima fila aspettando l'assemblea, da oggi si cambia, subito varato il decreto, la cultura è un servizio pubblico, il governo inserisce i musei tra i beni essenziali, DEF cifre in rialzo, il premier manovra di crescita. Andiamo ancora avanti, il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Mattarella e Napolitano, vietato cambiare la carta con pochi voti. Nel 1995 i futuri presidenti firmano con Fassino e Veltroni una legge blinda Costituzione. Sotto la testata, mali culturali, Franceschini, anche i musei e servizi essenziali, il Colosseo chiude per assemblea. Decreto varato dal governo. E poi i TG Rai oscurano il Movimento 5 Stelle, modifichiamo la par condicio. Roberto Fico, il presidente della commissione di vigilanza, si esprime così. E poi Papà Tiziano apre outlet a gettone, Renzi Senior pagato dai negozi come un ragazzo immagine. E ancora grandi opere, sconfitta la banda del cemento, la Orte Mestre non si farà più. Diamo spazio adesso allo sport rapidamente prima di passare al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma. Andiamo a vedere insieme la Gazzetta dello Sport. L'apertura è dedicata a Balotelli, balottaggio, questo il gioco di parole. Col Palermo il Milan non può sbagliare, già esame per Bacca, Adriano, Mario è in agguato. L'obiettivo è risalire da stasera la classifica. Mihajlovic ricarica la squadra. Tra noi e l'Inter non ci sono 6 punti di differenza. Nuovo test per il duo d'attacco. Deve dare di più. E poi Zamparini rivela un credito con Sinisa. L'ho consigliato io a Berlusconi che voleva Conte. Avrei visto Dybala in rossonero. Lui invece ha scelto la Juventus. Andiamo a vedere sotto la testata, Juve occhio al Barça, Allegri pensa a Berardi ma spunta una rivale, imprevisto Blaugrana nello scambio di gennaio con Zaza. E poi a carte scoperte con l'altro preziosi, io nobile medievale e ancora Inter avvio sprint, Mancini cerca la quarta di fila. Andiamo avanti, il Corriere dello Sport, Baggio a tu per tu con Walter Veltroni, vorrei spiegare il calcio a Balotelli, questo è il titolo. E poi Milan, c'è il Palermo, Sinisa cerca la svolta e poi ancora andiamo a vedere nel taglio basso, Benitez lo vuole, Morata al Real, non so stare senza la Juve. Poi l'ultima scoperta, ecco Rüdiger, nuovo gigante, targato Roma. E alle 21 su Sky, via i mondiali, l'Italia del rugby sfida la Francia. Andiamo su Tutto Sport, titolo di apertura, il colombiano indispensabile nel 4-3-3, Juve scossa al quadrado e la rivincita dell'ex viola arrivato in prestito dal Chelsea, doveva essere un'alternativa tattica, è diventato fondamentale per il tridente di Allegri. Col Genova riposa Mandzukic, favorito Dybala con Zaza, che è inquieto. Sotto la testata, Toro se la mia Africa, questa l'esclusiva del giornale, se battiamo la Samp. Acqua che ex, dall'inizio o subentrando, io do sempre tutto. Di spalla, Bottina in Golan, Juve raggiunta, forse superata, battendola abbiamo capito che per lo scudetto ci siamo. E poi, brivido Palermo, Mihajlovic al Milan dice, voglio rabbia. Andiamo adesso al meteo, come detto, il collegamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Che Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. tempo farà nel weekend? Ecco, dopo la lunga fase meteorologica caratterizzata da temperature molto elevate, ben al di sopra delle medie stagionali, in questo fine settimana assisteremo a un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica sospinta da masse d'aria più fresca che prenderanno il posto dell'aria calda.
proveniente dall'entroterra algerino che ci ha interessato in questi ultimi 2 giorni. Quindi le temperature sono previste in graduale diminuzione, ma la diminuzione sarà molto sensibile nella giornata di domenica, quando l'aria fredda appunto si riverserà su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Quindi con l'arrivo dell'aria fredda però dovremo fare i conti ovviamente con un deciso peggioramento del tempo, perché ovviamente ci sarà un elevato contrasto tra le masse d'aria che darà luogo non solo ad annuvolamenti ma a dei rovesci e a dei temporali che localmente potranno risultare di forte intensità. Già nel corso del pomeriggio potremo assistere alla formazione di temporali sulla nostra regione, soprattutto sulle zone montuose, poi in estensione verso il settore orientale nella nostra regione. Ma dalla serata, ancor più tra la serata e la tarda nottata, arriverà questa perturbazione, quindi ci sarà un ulteriore aumento della nuvolosità a partire dalla Marsica, dall'Aquilano, con delle piogge, dei rovesci anche piuttosto intensi, localmente ovviamente a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Poi nella giornata di domenica è previsto un peggioramento soprattutto sul settore orientale della nostra regione, ma soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, perché l'aria fredda, come ti dicevo prima, si riverserà sulla nostra regione, entrerà dai quadranti settentrionali, quindi si prevede un cielo chiuso, piovoso, con caratteristiche tipiche dell'autunno, con, ripeto, con una diminuzione delle temperature anche superiore ai 12-14 gradi rispetto ai valori che si sono registrati nei giorni scorsi. La tendenza poi è verso un graduale miglioramento, ma non prima della seconda metà della giornata di lunedì, e si tratterà con tutta probabilità di una fase temporanea, perché probabilmente proviamo a spingerci anche oltre, quindi con un focus per la prossima settimana, la tendenza è verso un nuovo peggioramento del tempo tra mercoledì e giovedì a causa dell'arrivo di nuove perturbazioni atlantiche. Quindi insomma non si prevedono rimonte di alta pressione di matrice africana, il tempo continuerà ad essere di stampo autunnale anche nei prossimi giorni, Alfredo. Ti chiedo anche una valutazione sui giorni che abbiamo appena passato, insomma un caldo che probabilmente nemmeno in estate abbiamo così avvertito in maniera forte. Sì, hai detto bene, perché se da un lato c'è stata una lunga fase con la temperatura al di sopra delle medie stagionali, con caldo piuttosto intenso, ma mai i valori avevano raggiunto queste cifre, soprattutto in tutta la durata dell'estate. Quindi queste temperature, che per settembre sono un'anomalia, c'è un record che è stato battuto, quello di Pescara, con 40 gradi, anche la mia stazione segnava 39,8 a settembre, mai arrivati così in alto. Quindi se da un lato le temperature per tutta l'estate non sono state particolarmente elevate come in questi ultimi giorni, invece settembre, con questa situazione dovuta all'arrivo dell'aria calda africana, insomma abbiamo avuto temperature molto molto elevate, ma soprattutto sul versante orientale, perché c'è stato l'effetto del Garbino. Ora questa situazione, come dicevo prima, verrà sostituita, cambierà decisamente, quindi arriverà l'autunno con le temperature che scenderanno stavolta al di sotto delle medie stagionali, quindi la diminuzione sarà decisa e marcata, Alfredo. Grazie a Giovanni De Palma, come sempre chiarissimo nel farci capire quanto accade sopra le nostre teste. Io vi faccio rivedere tutti i riferimenti per essere sempre aggiornati sul meteo nella nostra regione, abruzzometeo.org, il sito ovviamente di riferimento. Ecco, lo vedete qui messo in onda dalla regia di Gianni D'Areo. Andiamo a vedere anche le due pagine Facebook, quella di Abruzzo Meteo che vediamo in questo istante, e poi la pagina Facebook di Giovanni De Palma. Ovviamente su Facebook, come ogni social network, potete interagire e dunque porre domande e soddisfare tutte le vostre curiosità. Grazie ancora a Giovanni, ti auguro una buona giornata, un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6, a tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo ai quotidiani regionali, torniamo sul quotidiano Il Centro. Questa è la pagina Abruzzo, che estate è stata, parla Antonio Carrara, presidente
del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, dice: siamo usciti dalla crisi, adesso dobbiamo pensare alle strutture. Il presidente, confortato dalle presenze turistiche, l'Orsa Morena e le Faggete sono i nostri simboli. E poi il bilancio, un'altra stagione difficile per gli animali, spiagge vietate ai cani e spiaggiamenti continui di tartarughe e delfini, si salva soltanto il fratino. Andiamo avanti ancora con la pagina Abruzzo. Stop trivelle, le regioni puntano sul referendum. I governatori di Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Marche d'accordo. Poi D'Alfonso puntualizza, credo si possa evitare se si apre il dialogo con il governo. E poi la polemica caccia a Bambi, il WWF al Consiglio modifica da ritirare. E ancora da giovedì a domenica la festa dell'unità sulla comunicazione a Vasto e Termoli. Sarà presente il ministro Marianna Madia. E allora andiamo a vedere insieme il servizio. 4 giorni per discutere ed approfondire i cambiamenti del linguaggio e della comunicazione politica. Il Partito Democratico Abruzzese e quello molisano si sono dati appuntamento dal 24 al 27 settembre a Vasto e Termoli per la Festa Nazionale dell'Unità sulla Comunicazione, un evento che richiamerà esponenti politici ed intellettuali da tutta Italia, tra cui il ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Quali saranno i temi affrontati durante la manifestazione? Dal data journalism a tutto quello che è l'attualità della comunicazione che entra anche nella politica, penso a quello che stiamo affrontando in Parlamento e anche l'apertura della festa, questo è come noi comunichiamo con la pubblica amministrazione, quindi apriremo con la ministra Madia, ma poi ci sarà una lectio magistralis di Sergio Zavoli che è senatore, allora dalla Notte della Repubblica, suo celebre programma che ha cambiato anche il nostro modo di raccontare la televisione, al giorno della Repubblica, cioè quello che stiamo vivendo oggi a livello di riforme. Superare i campanilismi ed unire gli intenti e le intelligenze nel solco della macroregione adriatico-ionica. E questa è la motivazione che ha spinto le due direzioni regionali di Abruzzo e Molise ad unire le forze e a chiedere alla segreteria nazionale che la manifestazione si svolgesse al confine fra le due regioni. Perché noi riteniamo che ci sia una narrazione condivisa tra Abruzzo e Molise, che poi è quella del Medio Adriatico, in un momento di cambiamento anche del nostro paese, con queste politiche innovative che sono portate avanti dall'Europa, che sono le direttrici dei finanziamenti europei, che quindi la macroregione europea adriatico-ionica, noi pensavamo che fosse bella questa proposta di unirci per cercare di attirare una festa nazionale. Ci siamo riusciti, ne siamo orgogliosi e ringraziamo il nazionale per aver scelto l'Abruzzo e il Molise. Cambiamo argomento. Rischio sismico evitato, il caos burocratico. L'Ordine degli Ingegneri esulta dopo l'approvazione in Consiglio regionale della norma che rinvia il trasferimento delle procedure dai comuni al genio civile. Andiamo ancora avanti e andiamo alla cronaca giudiziaria. Il caso Lady BMW, ricatti a luci rosse, Barretta va in carcere. L'imprenditore di Pesco Sansonesco, condannato anche dalla Cassazione, 4 anni di reclusione e 9,4 milioni di risarcimenti. Andiamo adesso sul quotidiano Il Messaggero per parlare di sanità. Da 21 a 13 la delicata partita dei nuovi ospedali. Il piano regionale prevede 4 hub provinciali e sedi di primo livello a Lanciano, Vasto ed Avezzano. Poi resta il rebus delle deroghe. Nella terza fascia strutture di base sicure a Giulianova, Sulmona e Castel di Sangro. Per Ortona, Atria e Sant'Omero decide il Ministero, altrimenti avranno solo i ricoveri programmati. Torniamo sul quotidiano Il Centro adesso. E andiamo avanti con la lettura del giornale passando alla pagina di Pescara. Maiele Morrone in crisi, pagamenti bloccati dai pignoramenti, costretti a lavorare senza gli stipendi. Da 9 mesi non sono pagati, ma i 65 lavoratori che assistono anziani disabili non possono fermarsi perché rischiano la denuncia. Le cifre 63.000 e l'importo dell'ultimo pignoramento arrivato sui conti dell'azienda speciale Maiele Morrone è stato fatto dal consorzio industriale Val Pescara per l'affitto non pagato della sede di Alanno e 186.000 euro sono gli altri 2 pignoramenti arrivati da 2 ex dipendenti.
L'analisi, la commissaria, caos assurdo, i comuni non versano le rette, sui conti correnti ci sono 470.000 euro ma i soldi sono bloccati via i decreti ingiuntivi contro gli enti morosi, lunedì un incontro con i dipendenti. Andiamo nel taglio basso, lo sfratto del mercato da via dei Bastioni, una nuova area agli ambulanti, col diretti al comune spostiamo gli stand in via degli Aprutini. Andiamo ancora avanti, la cronaca, bici rubate impacchettate per Dakar, la polizia stradale sequestra il carico di un container, i mezzi erano stati smontati e imballati, si cercano adesso i proprietari. E poi ruba 12 paia di calze nel negozio VS, la polizia lo arresta dopo una breve fuga. Ufficio anagrafe nel caos, restando sempre alla pagina di Pescara, ogni 2 ore per un certificato, ogni giorno centinaia di persone si mettono in fila all'URP di Piazza Duca d'Aosta per documenti e stati di famiglia perché nelle circoscrizioni manca il personale. E poi una notizia che riguarda, lo ricorderete, il consiglio straordinario che venne sospeso per quanto riguarda il mare inquinato, la seduta riprenderà e riprenderà il 29 di settembre alle ore 16, questo ha deciso la conferenza capigruppo del Comune di Pescara. Poi oggi e domani il Movimento 5 Festival a Villa Sabucchi, la prima festa dei 5 Stelle, non sarà una festa di partito, hanno detto, comunque vogliono gli esponenti grillini di Pescara incontrare la cittadinanza per aprire il loro movimento e soddisfare le curiosità dei potenziali elettori e di coloro che già votano 5 Stelle. Andiamo avanti con il giornale e andiamo adesso sul Messaggero per andare a vedere un'altra notizia di cronaca. Giancaterino tenta il suicidio, l'allarme giovedì notte, salvato con la lavanda gastrica, il presunto assassino di Gabriele Giammarino, omicidio avvenuto domenica scorsa a Penne. Adesso è sorvegliato a vista e seguito da una psicologa. L'avvocato Marino soffre, non può più stare in carcere. Ritroviamo la notizia di Barretta, che dovrà scontare 4 anni per quanto riguarda il processo per i ricatti a luci rosse a Lady BMW. E poi di spalla Alzheimer, San Valentino ospita il centro di eccellenza. Andiamo ancora per quanto riguarda la pagina di Pescara, andiamo a vedere questa notizia nel taglio basso con il PM Bellelli che saluta la procura di Pescara. Qui ho passato gli anni più belli, il saluto del pubblico ministero Giuseppe Bellelli, famoso insomma per aver istruito i processi Sanitopoli e Bussi, forse due dei processi più importanti che si sono celebrati nella nostra regione negli ultimi anni. Bellelli lascia Pescara dopo 20 anni per diventare procuratore a Sulmona. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo avanti con la pagina di Pescara. Vediamo quest'ultima notizia, vergogna a Pescara Vecchia, lavori con deviazione nell'accampamento. Il cantiere contro le esondazioni obbliga le auto a passare sulla pista ciclabile del lungo fiume tra giacigli, rifiuti e siringhe. E poi nel taglio basso, COFA, inutile il concorso di idee, l'architetto D'Angelo, basta i localismi, serve un bando internazionale. E ora passiamo alla pagina di Montesilvano. L'emergenza vertenza nella città sporca, Tradeco scatta lo sciopero per i salari in ritardo. I sindacati proclamano una giornata di astensione dal lavoro il 5 ottobre, il comune paga secondo contratto ma la società non rispetta gli accordi. E poi di spalla via D'Agnese, Palazzo Primavera contestata la ultima azione dei lavori. Andiamo avanti, Montesilvano e l'area metropolitana, spoltore scuole provvisorie, i genitori chiamano in asso, oggi sopralluogo dei militari nella sede di via Alento che ospita 3 classi quinte dell'elementare di Santa Teresa, già riconsegnato il cantiere della materna.
Festa della famiglia domani nel parco Giovanni Paolo II a Montesilvano. A Città Sant'Angelo, vendemmia storica, oggi va in scena a Contrada Gaglierano di Città Sant'Angelo, la rievocazione della vendemmia tradizionale. E poi a Spoltore, dal 25 al 27 settembre, Festival della Birra in Piazza San Giovanni. E adesso andiamo alla pagina di Francavilla e dell'area metropolitana. Proprio a Francavilla il sindaco Antonio Luciani ha presentato la sua squadra lanciando la sfida elettorale per il 2016. Sindaco e staff con 4 coordinatori di lista e la nomina di 5 saggi nel ruolo di garanti aprono ufficialmente la campagna politica che punta al secondo mandato amministrativo. Andiamo a vedere insieme il servizio proprio per quanto riguarda questa conferenza stampa. Parte la campagna elettorale del sindaco di Francavilla Antonio Luciani che chiede alla città la riconferma per i 5 anni dal 2016 al 2021. Un avvio in anticipo, spiega il primo cittadino, che servirà a riflettere e vagliare il programma di governo per il secondo mandato. Sono 4 i coordinatori delle liste civiche che appoggiano Luciani e che saranno a capo di altrettanti gruppi di lavoro. Andrea Di Peco, ex assessore alla cultura ed oggi capo di gabinetto del sindaco, Rocco Libertini, attuale assessore a sport e bilancio, Antonio Serafino, coordinatore di Futura, Lucrezio Paolini, vicepresidente del Consiglio regionale. E quindi questi 4 gruppi di lavoro che poi formeranno 4 liste che saranno a mio sostegno, oggi vengono presentati 4 coordinatori che avranno il compito principalmente di fare sintesi all'interno dei rispettivi gruppi, di formare le liste elettorali, ma soprattutto di apportare idee per una visione strategica di questa città. 4 liste civiche, manca il Partito Democratico però. Beh, mancano i partiti in generale, ma questo non vuol dire chiusura a nessuno, noi non ci fermiamo di fronte all'assenza degli altri e quindi noi stiamo lavorando, lo continuiamo a fare su tutti i fronti. A sovraintendere ai lavori dei 4 gruppi ci saranno anche 5 saggi persone che si sono distinte nell'ambito della politica e della società civile. Sono orgoglioso, veramente molto onorato della loro presenza qui. Sono Alessandro Bruno, già sindaco di questa città, il professor Umberto Russo, la dottoressa Tiziana Rista, l'avvocato Vincenzo Di Lorenzo e il professor Carlo Tatasciore. Torniamo sul giornale. Il fuoco vicino alle case, 3 intossicati, lasciando la politica e passando alla cronaca. Torre dei Passeri, grande incendio domato dopo 12 ore, devasta 200 ettari a Grottucce, distrutti uliveti, vigne e querceti. A Penne, fiumi di birra e allegria con alto livello e sempre a Penne nel Potenzia i servizi con i cavi interrati. Andiamo sulla pagina di Chieti, tragedia sfiorata, fuga di gas, il comune striglia le imprese. Via Arnienze, sospesi i lavori di scavo per la fibra ottica, le ditte convocate dal sindaco avevano tutte le planimetrie. E poi Camera di Commercio di Vincenzo, minoranza KO, sì alla fusione con Pescara. Dopo il risultato di parità 13-13 che equivale allo stop alla richiesta di fermare la fusione tra Camere di Commercio di Chieti e Pescara, è il momento di concentrarsi nuovamente tutti insieme per promuovere gli interessi della provincia di Chieti sul tavolo paritetico tra le due Camere di Commercio. Questo sostiene il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Roberto Di Vincenzo. Passiamo alla pagina di Vasto, poi andremo sul Messaggero. L'attentato di San Salvo, spari al bar, la pista dell'avvertimento. Gli investigatori anche fuori regione per le indagini. A marzo c'è stato un fatto simile sempre a Vasto, al vaglio i firmati delle telecamere di sorveglianza. La procura dice, il sostituto Giancarlo Ciani, gli inquirenti hanno ascoltato a lungo il titolare del 90° minuto che è il bar appunto protagonista di questa vicenda. Furto con spaccata in tabaccheria, sfonda a calci il distributore automatico e fugge con la merce, è stato denunciato sempre a Vasto.
nel taglio basso, brucia materiale in plastica sotto la 14, San Salvo, nube densa e acre, disagi e rallentamenti in autostrada, Liscia si fa la conta dei danni. Il Chietino è stato abbastanza segnato dagli incendi. Andiamo sul Messaggero adesso per guardare ancora qualche notizia dal Chietino. Infermieri, l'ASL dovrà pagare i tempi di vestizione, la Corte d'Appello ha deciso, indossare camice e mascherina fa parte dell'orario di lavoro. La decisione ha effetto retroattivo, l'azienda sborserà circa 300.000 euro di soldi arretrati. Poi il caso Teate Splashing che va all'attacco del comune, e poi ancora parafarmacie con carenze igieniche, i carabinieri del NAS sequestrano. Andiamo avanti adesso con la lettura del giornale, andiamo a vedere qualche notizia dal capoluogo di regione, e quindi andiamo sulla pagina dell'Aquila del Messaggero. Dalle Anime Sante a San Gregorio è partito solo un cantiere su due, il check-up generale della sovrintendenza su edifici e monumenti lesionati dal sisma, palazzi in centro, lavori avviati in 129 sedi e già portati a termine in 35. E poi oggi torna visibile al pubblico, lo sarà anche domani, il Mammut restaurato. Ieri c'è stata la presentazione, andiamo a vedere il servizio. È stato ultimato il restauro del Mammut danneggiato dal sisma del 2009, reso possibile dalla donazione della Guardia di Finanza con quasi 603.000 euro. Sta per essere completata la fase di rimontaggio del grande scheletro dopo l'imponente intervento conservativo. In via eccezionale sarà possibile visitarlo domani e domenica all'interno del bastione del Forte Spagnolo, una occasione davvero unica per le famiglie. No, è una grande soddisfazione poterlo presentare finalmente al pubblico, è stato un restauro molto impegnativo, di grande soddisfazione, e il restauro è finito già a fine aprile, avevamo completato e rimontato l'esemplare all'infuori fuori delle estremità degli arti, e per i quali abbiamo ideato dei supporti più leggeri rispetto a quelli precedenti che erano in gesso. Soltanto in primavera sarà forse possibile, cantiere permettendo, rendere permanente la visita all'Elephants grazie ad un accordo con il direttore dei lavori del cantiere del restauro del castello cinquecentesco. Il Mammut si trova all'interno di un cantiere, il cantiere di restauro della Fortezza Spagnola, quindi la nostra apertura è molto condizionata dalle operazioni che vengono svolte all'interno dell'altro cantiere. Noi sicuramente abbiamo ancora tanto da fare, la fase dell'allestimento che è in lavorazione, però deve svilupparsi, anche perché la sala del bastione deve essere sottoposta anche a degli interventi di risanamento. Quindi non è possibile chiedere uno stralcio, cioè una messa in sicurezza proprio per poter fruire del Mammut? Abbiamo fatto una riunione recentemente anche con il direttore dei lavori del cantiere del castello, e con lui cioè ci ha dato qualche speranza per poterlo aprire a primavera prossima. Restiamo sempre all'Aquila, mezzo milione per un immobile inagibile, il sequestro del centro per l'impiego, emergono sconcertanti particolari sulla presunta truffa per i fondi dei Valentini, la provincia aveva in affitto lo stabile ristrutturato, per la procura ci furono violazioni urbanistiche grazie anche a funzionari comunali, chi lavorava nell'edificio abusivo di via Carabba era a rischio, finisce nei guai pure il governo del Corvo. Poi per quanto riguarda la giunta del sindaco Cialente, ufficiale il sì di Mancini, lunedì diventerà assessore, il posto è stato offerto proprio dal sindaco. Andiamo nella pagina di Avezzano Sulmona, la cronaca, Capotreno, donna picchiata sul treno da un passeggero sorpreso senza biglietto, ha colpito la donna con un pugno, ferito anche un uomo che aveva cercato di difenderla. Andiamo adesso invece sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per approfondire anche le notizie che arrivano dalla provincia teramana. Politica divisa sull'ospedale unico baricentrico, Mariani del PD si dice contrario, il sindaco Brucchi convoca la regione per discutere a Teramo proprio di sanità.
la protesta, sindacati soddisfatti per l'esito dello sciopero della Team. Andiamo ancora avanti, la cronaca: donna delle pulizie uccisa da un calabrone. La badante di 60 anni è stata punta nella sua abitazione a mezzanotte, ma non è mai arrivata in ospedale. La salma è stata rimpatriata e il corpo della signora è stato composto all'ospedale Mazzini e ieri è partito per la Macedonia, dove si svolgerà il rito funebre. Ancora manutenzioni di Stefano, varia la politica degli asfalti telefonici. E poi: facevo solo da tramite per Curti e Di Pietro, la cronaca giudiziaria. Al processo bis parla il commercialista Carmine Tancredi, ritenuto il deus ex machina del crack milionario. La linea della difesa: il professionista avrebbe solo messo in contatto gli imputati con le società svizzere che hanno trasferito i fondi a Cipro, ma investito oppure guadagnato un euro dalle società e dagli affari dei bancarottieri. E poi la segnalazione: allarme per i lavori in corso al parcheggio della stazione, cittadini a difesa degli alberi. Andiamo ancora avanti. Il White Wolf diventerà un pub all'americana, presto aprirà una nuova attività nei locali che per 29 anni hanno ospitato il primo pub della storia cittadina. Andiamo in provincia adesso, droghe ed estorsioni, il Ponte d'Oro dei Rom. Un anno di indagini condotte dai carabinieri Tramosciano e Giulianova, e 9 finiscono in manette. Vediamo il servizio su questo. Sì, siamo qui per rappresentare l'esecuzione di 9 misure custodiali grazie alla valida collaborazione fatta dalla Compagnia Carabinieri di Giulianova e con l'accoordinamento naturalmente della Procura della Repubblica di Teramo, che ha portato a rilevanti risultati con quantitativi rilevanti di spaccio di eroina, cocaina, hashish e l'accertamento di situazioni estorsive per posti in essere dagli autori che nei confronti delle persone che non provvedevano poi a pagare la droga che prendevano. Oltre un anno di attività, nel dettaglio cosa è stato sequestrato? Allora, il tutto nasce da quasi 50 grammi di cocaina sequestrati, non ci siamo fermati lì, e nel corso di un anno noi abbiamo sequestrato più di un chilo di hashish, 150 grammi di cocaina ed oltre 100 grammi di eroina. Più migliaia di euro, sì. No, le persone coinvolte sono tantissime, perché le 9 sono arrestate, perché comunque sono accusate poi di spaccio di sostanze stupefacenti, ma nel corso di questo anno noi per ognuno di loro abbiamo contato oltre 100 acquisti. Una operazione questa che non si ferma qui? È un'operazione di cui è la prima parte, i cui principali personaggi, non esclusivi, ma i principali personaggi è un gruppo di persone rom di particolare pericolosità sociale, che ponevano in essere questa attività in modo continuativo, in modo molto diffusivo sul territorio e in modo molto pericoloso, minacciando le persone che poi provvedevano a non pagare. È un'indagine che dura da quasi un anno, di cui, ripeto, questa è la prima tranche. Ed ora lo sport, il calcio di Serie B. Iniziamo dal Pescara, che scende in campo alle 15 al San Nicola di Bari. Bolgia al San Nicola, Oddo niente paura, attesi 25.000 tifosi, il tecnico per loro arma a doppio taglio. L'allenatore dei biancazzurri ha il dubbio Valoti, se non gioca c'è Benali. Bari squadra fortissima, ma noi non siamo da meno, a loro toglierei Maniero del Grosso. Lo volevo qui, queste alcune delle parole del tecnico che andiamo ad ascoltare nella conferenza stampa. Come ho sempre detto, io sto cercando di dare una mentalità alla squadra che è quella di cercare sempre di andare a proporre il proprio gioco, di cercare di andare a vincere su ogni campo. Quella deve essere una mentalità costante, però poi l'intelligenza di ogni squadra è quella di capire i momenti, le situazioni. L'avere squadre forti davanti comprende il fatto che tu possa durante la partita essere costretto per la forza degli altri a doverti difendere. Questo credo che sia un pregio di una squadra. Poi l'andamento di ogni partita ha una storia a sé. Tu magari prepari una partita in un determinato modo e poi ti rendi conto sul campo che magari determinati meccanismi non funzionano, che gli altri sono particolarmente in forma, che sono particolarmente spinti dal pubblico e stanno spingendo sull'acceleratore. In quel momento tu devi saperti difendere.
Mi aspetto una partita sicuramente diversa da quella che è stata Vicenza. Non so se quella di Vicenza è stata una partita preparata in quel senso o se, in base a quello che ho detto prima, Vicenza è stato bravo a metterli un po' nella loro metà campo. Non lo so, però io ho visto un Bari che credo abbia preparato un attimino la partita aspettando l'avversario e cercando qualche ripartenza. Invece credo che in casa il Bari non sia questa squadra, sia più una squadra che anche sull'onda dell'entusiasmo del proprio pubblico possa essere un po' più incisivo in fase offensiva e cercare una partita un po' più offensiva. Abbiamo lavorato una settimana intera sulle giocate tipiche, classiche del Bari, l'abbiamo visionato, l'abbiamo visto, perché quando studiamo una partita è per trovare i punti deboli, cercare di trovare i punti deboli e vedere dove fargli male, ma anche i loro punti forti per cercare di levargli potenzialità. Quindi non credo che il modo per fermare un giocatore sia la scelta di un giocatore determinato, ma preparare quelle che sono le potenzialità degli altri giocatori, cercando nel singolo che in quel momento, in quella zona, e con un lavoro giusto di reparto, di limitare quelle che sono le potenzialità degli altri. Maniera è un giocatore importante per la categoria, non lo dico io, non lo scopro io, lo ha dimostrato in questi ultimi anni, un giocatore che è capace di segnare, di far segnare, un giocatore importante, non a caso l'ha preso una squadra importante, però io sono molto contento dei miei. E proprio sul quotidiano Il Centro c'è un articolo che riguarda Maniero. Pescara ti rispetto, parla l'ex capitano, se dovessi segnare non esulterei, sono legato alla città e non volevo andare via. Il bomber del Bari ha lasciato il Delfino a gennaio, io traditore, non è vero, sarei rimasto volentieri. Queste le parole di Maniero. Bari, tabù, solo due acuti in 18 precedenti, circa 300 i tifosi del Pescara al seguito della squadra, i bookmakers puntano però sui pugliesi. Si sono giocati anche due anticipi di Serie B, il Livorno vola in testa alla classifica passando sul Brescia per 3-1, mentre il Modena ha vinto di misura sulla Ternana per 1-0. Andiamo a vedere anche le probabili formazioni al San Nicola, arbitra Pasqua di Tivoli. Il Pescara con Fiorillo in porta, Crescenzi, Fornasier, Zuparic e Zampano in difesa, a centrocampo Memusciai, Torreira e Verre, Valoti trequartista, La Padula e Cocco in attacco. E poi invece il Bari risponde con Guarna in porta, Sabelli, Di Cesare, Contini e Del Grosso a centrocampo, Defendi, Donati e Valiani. Scusate, in difesa, Defendi, Donati e Valiani a centrocampo, De Luca, Maniero e Rosina in attacco. Passiamo adesso a parlare del Lanciano, che si prepara alla terza giornata, alla trasferta di Trapani allo stadio provinciale, Ferrari contro Coronado e sfida tra bomber. In Trapani-Lanciano, duello a distanza tra i cannonieri, sempre a segno d'Aversa, a caccia del primo successo esterno del 2015 sul campo in cui ha conquistato la B con i rossoneri nel 2012. Tra i Granata anche l'ex Nicolas. Andiamo ad ascoltare proprio il tecnico d'Aversa. Sicuramente si va indietro col tempo e quel giorno credo che rimanga un giorno indimenticabile un po' per tutti. È chiaro che dopo quella partita ci sono stati altri anni invece che abbiamo portato poco e niente a casa, quindi è buono che pensiamo agli anni quelli negativi, perché è ora magari di cambiare questo trend, cosa non facile, poiché di fronte era una squadra che quest'anno non ha mai perso, considerando anche il fatto che ha giocato con squadre di Serie A, sta facendo un ottimo calcio e quindi sarà una partita difficilissima. Ma Nicolas l'anno scorso ha giocato con noi e credo che abbia fatto un ottimo campionato, ha fatto delle interviste dove ha parlato bene dell'ambiente lanciano, è un ragazzo eccezionale,
un certo punto ha avuto dei problemi che si è fatto male, l'ha rimpiazzato Vincenzo e ha fatto, devo dire, ottimamente, perché non ha fatto mancare assolutamente l'assenza di Nicolas. È chiaro che per quanto riguarda me devo pensare alla mia squadra, quindi mi auguro che magari prevalga la prestazione di Vincenzo rispetto a quella di Nicolas, egoisticamente parlando. Comunque è sempre un piacere rivedere i giocatori che sono passati qui da Lanciano. A giocatori di qualità come Barilla, Rizzato, non ci sarà Scozzarella che è comunque un ottimo giocatore, davanti hanno preso Torre Grossa dove sta dimostrando di essere un ottimo finalizzatore. E, ripeto, hanno fatto degli acquisti mirati dove hanno completato l'organico già buono dell'anno scorso, anche in difesa lo stesso acquisto di Nicolas per Tipone, cioè sono, ripeto, buoni e ottimi giocatori che hanno completato una squadra già buona di partenza l'anno scorso. Al provinciale di Trapani arbitra la Penna di Roma, fischio d'inizio alle ore 15, queste le probabili formazioni, Aridità in porta per il Lanciano, Mammarella, Menta, Aquilanti e Pucino in difesa, Di Cecco, Pagherez, Eduardo a centrocampo, Di Francesco, Ferrari e Piccolo in attacco. Per il Trapani Nicolas in porta, dunque l'ex di turno, l'abbiamo sentito, poi Fazio, Perticone, Scognamiglio e Rizzato in difesa, Ciaramitaro, Cavagni e Barilla a centrocampo, il trequartista Coronado con Montaldo e Torregrossa a formare l'attacco. Andiamo avanti, parliamo di Lega Pro adesso, è fatta, il Teramo rinforza l'attacco con Moreo e Lenoci, oggi la presentazione delle punte arrivate in prestito, si spera intanto nel CONI per uno sconto sulla penalizzazione. Andiamo avanti, l'Aquila caccia del Tris, restando in Lega Pro, in attacco rientra Ceccarelli, oggi contro il Pontedera che ha una tradizione favorevole al Fattori, Perrone dice vorrei più gente allo stadio e gli ultra della curva sono encomiabili. Andiamo ancora avanti perché c'è un'inchiesta del giornale Calcio e Farmaci, allarme salute Galeone, il Micoren ai miei tempi c'era di tutto, l'ex tecnico del Pescara negli anni 60 era tutto lecito, poi sono arrivati i controlli, Repetto dice io sono tranquillo, non prendevo alcun medicinale. Andiamo ancora avanti, qui abbiamo la notizia che riguarda l'Eurobasket, il bilancio azzurro, Sacchetti l'Italia non è da bocciare, Pianigiani resta, il tecnico campione d'Italia ha raggiunto un obiettivo non scontato ed è stato bello vedere quanto affetto c'è intorno alla nazionale. Tornando in Abruzzo, le gare della prima giornata di Serie A di calcio a 5, gli abruzzesi ripartono, solo l'Acqua e Sapone gioca in casa. Poi al via i campionati anche per quanto riguarda la pallamano, la nuova KF Teramo debutta al Pala San Nicolò. Ad Ortona, automobilismo, Liuzzi ospite alle gare del circuito di Ortona. E poi a Pescara, domani la festa del volley regionale, presenti anche Lucchetta e Mangifesta. Andiamo ancora avanti, il rugby inizia il mondiale in Inghilterra, tutti contro gli All Blacks e l'Italia punta ai quarti. E questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Io vi ricordo che l'appuntamento con Mattino 6 è per lunedì alle ore 7. Invece l'informazione della nostra testata torna oggi alle 14 e poi in seconda edizione alle 19. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona giornata e buon fine settimana.